Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio del Let's Replay di Yo-Kai Watch 2 Psicospettri. Cominciamo con il terzo capitolo. Siamo già a 2 ore di gioco, ma me lo sto godendo davvero tanto. In video faccio solo vedere cose inerenti al capitolo, tipo se me ne vado in giro per conto mio per vedere qualcosina, non lo faccio vedere, lo taglio. Però a quanto pare la scuola è impazzita in questo terzo capitolo, ragazzi. Oggi non credo affronterò il boss nell'episodio di quest'oggi, ma nel prossimo episodio, cioè domani, sì. Ad ogni modo, in questa settimana e anche nella prossima, caricherò 2 video al giorno. Non sempre, ma può accadere proprio perché appunto ho video da extra da smaltire, quindi mi raccomando, controllate il canale. Che sta cercando Link? Cosa è successo? I miei compiti delle vacanze non sono qui, devo averli lasciati a scuola. Ma quindi... cioè, dall'inizio dell'estate tu hai lasciato i compiti a scuola? È curioso che te ne sei accorto solo ora. Così non mi aiuti, devo andare subito a scuola a prendere i compiti. Eh già, quindi ci infiltriamo a scuola? Abbiamo ancora Pulishido con noi, magari se lo cambiassi... Andiamo con Sudon Sudon. Vai. Che bello. Vediamo un po' Sudon Sudon, va. Mamma mia. Mamma mia. Che bello. Attenzione, ho fatto cascare il tizio qui. Con gli spaghetti soba. Attenzione, ragazzi, eh. Ad ogni modo, siamo arrivati alla scuola. Vediamo un po', dobbiamo entrare? Ma è aperta d'estate. Ah, interessante. Ah, la scuola di Link. C'è molta calma qui oggi, vero? Beh, sono tutti in vacanza, sai. Questo posto è molto più grande di casa tua. Chissà per quale ragione. Beh, è meglio se ci fermiamo in sala professori prima. La sala professori? Davvero? Sì, ci serve una chiave. Le classi sono tutte chiuse durante le vacanze. Quindi dobbiamo spiegare ai professori che ci siamo dimenticati i compiti dell'estate dentro la scuola da praticamente l'inizio. Che bello. Certo che però dopo l'inizio delle vacanze, beh... Oh, che posso fare per te? Salve, avrei lasciato una cosa in classe e dovrei andare a prenderla. Molto male, giovanotto. Tieni la chiave, vai a prendere le tue cose e riportale in fretta, va bene? Ma abbiamo le chiavi della scuola, che bello. Credo che in americano dicano... terzo piano per la gag con Whisper che sbaglia classe. Perché in America il primo piano è piano terra, stranamente. No, giusto così, pensiero mio. Eppure ero sicuro di aver lasciato tutto sotto il banco. Dovrebbero essere qui. E invece non ci sono. Ah sì, male. Compiti extra, che bello! Fare i compiti durante l'estate. Che sollievo! Eh? Il radar yokai. Usa lo yokai watch per trovare lo yokai nascosto, Link. D'accordo. Ah, ma... Baku... Quello yokai è caduto in mezzo alla stanza. Che strano modo di comparire, miau. C'è qualcosa che non va in questa storia. Ho fame, per favore, cibo. Ehi, stai bene? Attenzione. Ah, umani! Prendi questo. Fumisonno! Attenzione, Link! Prende Whisper, grande Jibanyan. Ma hai appena usato Whisper come scudo? Muore. No, si addormenta solamente, non può morire. Al massimo uno yokai ascende. Si è addormentato! È colpa del fumo? Bakuno sbaglia a bersaglio 2 volte. Con sua forza mi fa dormire! Povera Baku, non riesce neanche a parlare come uno yokai normale. Mi piace così, vai, combattiamo. Quanto è forte Baku? Ah, non molto, però sai cos'è? Se noi siamo l'energy max più volte, diventiamo sempre più forti. Aumenta di potenza, come è giusto che sia. Però mi sa che ora la finiamo, vero? Dov'è? Dov'era il punto debole? Non l'ho trovato. Accidenti. Erano punti extra per lui. Che peccato.
Ho toccato dappertutto, ma il punto debole è niente. E allora, Baku, ma che si è fatto notte? Oh, basta. Stai bene? Perché ci hai attaccato così senza motivo? A Baku dispiace, confusa. Baku ha fame. Hai fame? Aspetta, forse tu? Baku fa dormire le persone, poi Baku mangia i sogni. Le persone non ricordano i sogni al mattino perché Baku se li mangia. Ehi, se vuoi mangiare i sogni, che ne dici dei suoi? I suoi? No, non mi mangerai con pane e cioccolato. Ma sogna di essere panna montata? È un po' agitato, ma Baku mangia. Baku non può essere schizzinosa. Gnom. Ecco, allora Baku non mangia i miei perché io me li ricordo alcuni sogni, ma ne faccio certi che le farebbe schifo mangiare comunque. Capisco, Baku ha fatto un bello spuntino con i miei sogni. Sì, non saporiti, ma riempiono. Baku, che ci fai a scuola? Baku, pessimo tempismo. Baku voleva scorpacciare i sogni degli studenti annoiati. Sono tantissimi. Oh, capisco. Ti sei dimenticata delle vacanze estive, vero? Baku dona simbolo di amicizia perché tu hai aiutato Baku. Bravi, bravi. Certo, però che... Ah, ma c'è questa voce più rauca. Ok. Vediamo i soprannomi for fun ormai. Li vediamo tutti. Violetta. Barnia. Tapira e Gnammia perché mangia. Barnia, che nome è Barnia? Non lo so. Ah, è un sigillo lei, bravissima. Mia wow, una medaglia yokai! Un altro amico yokai, ben fatto Link. Chiama Baku quando hai bisogno, Baku arriva in tuo aiuto. Lo farò, grazie Baku. Dovremmo tornare a casa Link, è tardi. Wow, è tardissimo! Certo che una lotta yokai ci porta tutto quanto questo tempo, non è piacevole. Perfetto. Quindi stanotte dobbiamo... Tipo che ne so, facci mangiare il sogno da Baku. Ma piove fuori a quanto pare. Ah, hai capito. Piovicica. Chi ti aspettava di fare amicizia con uno yokai nella tua classe d'estate? Wow. Che succede? All'improvviso è tutto buio? Oh, ci picchia! Che vi prende? Sembra che abbiate visto uno scheletro gigante. Whisper, dietro di te! Dietro di me? Tutto Mostro! Sembra tipo la gag di Scooby-Doo quando Shaggy e Scooby vedono il mostro. Interessante, molto divertente. Molto iconica, direi. Ah, che cos'era? Perché era sul tetto della mia scuola? Era così enormemente, gigantemente, mostruosamente grande. Quella cosa creerà un sacco di guai se continua a gironzolare a scuola. Sei tu, Link? La cena è pronta, vai a lavarti le mani. La cena? Di già? Va bene. Sembra che dovremmo parlarne più tardi. Goditi la cena. Sì, mi sono lavato le mani con lo schifo. Bene. Se quella cosa che abbiamo visto a scuola è davvero uno yokai, dovremmo diventare più forti per batterlo. Che vuoi dire? Dobbiamo fare amicizia con degli yokai più forti di quelli incontrati finora. Il problema è che gli yokai più forti sono più bravi a nascondersi. Per trovarli dovrai potenziare il tuo yokai watch. È un'ottima occasione per dotare il tuo orologio di nuove funzionalità. Potenziare lo yokai watch? Ma come? Beh, ovviamente dovremmo fare visita all'orario italiano. Non c'è posto migliore di un negozio di orologi per migliorarne uno, no? Parlando di tempo, si sta facendo tardi, sarà meglio andarci domani. Buona idea, buonanotte Whisper. Il problema è che noi vediamo Gibanian col rango E e anche Sudon Sudon, quindi non ha senso. A questo punto Baku ci mangia i sogni, vero? Sogni gustosi. Che bei sogni che sta facendo Link, eh? E se li mangia Baku? Più che altro Baku può assorbirci la stanchezza. A questo punto bisogna andare all'ora di vita italiano al Campo Fiorito per potenziare il nostro Yokai Watch. Va bene. Per andare dall'ora di vita italiano bisogna seguire questa strada che è la più veloce anche. Eccoci qui a Campo Fiorito. Che bella zona, eh? Un po' la parte vecchia della città, se vogliamo. Dunque, il signor Vitaliano si trova qua sopra. Oh, attenzione. Detective Sireni.
Quello che indossi è uno yokai watch? Anche tu vedi gli yokai? Posso avere un cappello come il suo? Catturare gli yokai noti come io criminali per le loro malefatte. Questo è un lavoro per noi investigatori yokai. Ma scusami, ti ho chiesto il cappello. C'è una ricompensa per te se catturi uno yokai criminale. Tu ci permette di essere utili e non decidere per me, Whisper. Ok, se vedi uno yokai che scappa, catturalo. Perfetto, ovviamente gli occhi neri perché siamo che riconosciamo chi quale yokai sia. Non lasciare che la faccia una franca. Non ti dimenticare di dare la caccia neanche per un secondo. Sembra un vero tormento. E finisci nei guai durante le indagini, vai alla postazione di polizia. Quella qui vicino l'ho costruita io. Va bene, Detective Sireni. Vedrò se ne trovo uno per caso, lo catturo. Si possono anche vedere sulla minimappa. Tipo vanno in giro come questo piccolo ragazzino qui, volendo. E sono molto lenti a dire il vero. Comunque sia, non perdiamo tempo e parliamo con il signor Vitaliano che si trova dentro questo negozietto. Torno subito? Che cosa? Non c'è nessuno qui. Eh già. Quindi non posso potenziare l'orologio? E ora che facciamo? Beh, aspettiamo che torni. Starà aspettando che apra l'ora di Vitaliano? Sì, ma sembra che non ci sia nessuno. Ho appena visto il signor Bellavista col gestore dell'ostello del viandante. L'ostello del viandante. Ah, giusto, corriamo là. Va bene, grazie signora. Prego, piccoletto. Quindi dobbiamo andare all'ostello del viandante. Quindi dobbiamo venire in questo punto qui. Salve. Ehi, ragazzino, che c'è? Conosci il signor Bellavista? Bellavista? Ah, sì, conosco quel tipo, pace. Che peccato però, le è mancato di poco. Era qua un attimo fa. Sono abbastanza sicuro che fosse diretto al museo del laghetto Zucca. Quante parole, pace, fratello. Deve metterlo ogni due parole, pace, se no non ti sente male. Il museo del laghetto Zucca. Esatto, è un bel museo a col di brezza. E andiamo allora a questo museo. Ma ha risposto a Whisper? Ma allora anche lei vede gli yokai? Certo che posso, amico. È partito. Ha fatto effetto la Maria? Ad ogni modo adesso ci vuole far gestire questo ostello del viandante e sinceramente serve per trovare lo Tsuchinoko, ma in realtà possiamo anche farne a meno. Sono yokai che si incontrano tramite Street Pass. Io ci ho provato con i miei tre Nintendo 3DS a provare a prendere Tsuchinoko, ma è lunga davvero tanto. C'è anche nel primo Yokai Watch lo Tsuchinoko. E c'era un McDonald's che effettivamente ti dava la possibilità di fare Street Pass e prendere proprio lo Tsuchinoko al 100% in America. In Italia non ne parliamo proprio. Peccato però, si può fare con le proprie console, però è difficilissimo ragazzi, ci vuole un sacco di... Oddio, perlomeno io tutti i tentativi che ho fatto non hanno sortito alcun effetto, poi magari... Ne fate uno e al primo tac Tsuchinoko. Però per me non ha funzionato. Ad ogni modo andiamo a prendere il signor Vitaliano per le cornine e portiamolo al suo negozio in modo da avere lo Yokai Watch potenziato. Il signor Bellavista dovrebbe essere da qualche parte in questo museo. Perfetto allora, cerchiamolo. Il gioco ci dice di andare sopra e andare qui, perfetto. Ah, ma è qui proprio, al primo tentativo, guardalo qua. Ti stai godendo l'esposizione sulla Val d'Oro del passato? Val d'Oro del passato? Guardati attorno, qui dentro rivive la Val d'Oro di 60 anni fa. Davvero? Fantastico, Val d'Oro era così diversa nel passato? Dai un'occhiata a quei vecchi mobili da soggiorno e ai cartelli di latta. Non se ne vedono molti in giro per la città oggigiorno. Ah, i ricordi! Sto parlando troppo, vero? Avevi bisogno di qualcosa? Sì. Vorrei che rendesse il mio Yokai Watch più forte. Che cosa? Hai detto Yokai Watch? Ah, beh, questo significa che puoi vedere gli yokai qui attorno. Già, che sorpresa. Beh, come posso aiutarti con lo Yokai Watch? Voglio che lo renda in grado di ritrovare yokai più forti. Ah, capisco, un buon vecchio potenziamento, eh? Mi sento in gran forma, quindi lo farò. Lasciamelo pure. Grazie, signor Bellavista. Incontriamoci dall'ora di Vitaliano più tardi, ok? Io resterò qui ancora un po'. Oh, le missioni chiave. Le missioni conclave.
Quindi termina le missioni conclave sospese. Vediamo un po' quali sono allora. Ok, iniziamo con Paola Portalia. Iniziamo allora con Paola Portalia, che si trova nel caveau del museo, eh? No, veramente si trova qui. Brividi! Chi è? Brividi? Mi spaventate, mi ha fatto venire i brividi! Mamma mia. A quanto pare fa così quando qualcuno lo spaventa. Cosa c'è che non va? Non posso parlarne qui. Vieni nel caveau del museo se vuoi parlare. È proprio a destra della scalinata. Sarò in tua attesa, quindi non ciondolare. Oh, K! Certo che è un bel tipo. Io sto ancora body bloccando il signore lì. Ecco, facci passare. Bene. Ma il caveau del museo. Qui, ragazzi, ci sono cose che non si possono vedere, tipo un'armatura vivente che non c'è più, però. Che succede? Dov'è finita l'armatura? No! Grazie per avermi raggiunta. Nessun problema. Comunque, che posto è questo? In genere è il caveau del museo, ma per ora me lo stanno lasciando usare come laboratorio di ricerca. Vedi? Sto studiando queste strane porte chiamate portali bizzarri. E vorrei che tu mi aiutassi nella mia indagine. È proprio una piccolezza, quindi non dovrebbe vederci molto tempo. Che ne dici, mi aiuterai? Devo per forza, perché sennò non posso andare avanti. Ma si può sapere che sono questi portali bizzarri? Sono porte fuori dal comune che si trovano in tutto il mondo. Ma non ne ho mai visto uno. Beh, questo perché non sono visibili a occhio nudo. Ma se usi quel tuo orologio potrei vederli sicuramente. Davvero? Davvero? A dire il vero è per questo che ho chiesto il tuo aiuto. Oh, certo. Ma come faceva a sapere dell'orologio? I portali bizzarri sono delle strane porte e si aprono in posti casuali. Vorrei che tu ci entrassi e recuperassi qualcosa per me. E cosa dovrei recuperare da questi portali bizzarri? Ho giusto visto un po' normale portale bizzarro sul muro fuori dal museo. Ah, la sfera portale, signorina. Va bene, se proprio devo fare questo per completare la missione chiave, io lo faccio. È un po' insistente, Whisper. Sì, hai ragione. Quando ce l'hai ragione, ce l'hai. Qui praticamente. Usiamo la lente. Ah, eccolo qui. Ma non abbiamo lasciato lo Yokai Watch a Vitaliano? Strano. Un portale bizzarro. Quindi questo è un portale bizzarro. Sembra un po' diverso da quello nel caveau. Già, beh, la professoressa voleva che trovassimo una certa sfera del portale. Quindi qui magari ce n'è una. Proviamo a entrare e vediamo se c'è. Entrare? Certo. I portali bizzarri erano una bella subquest, devo essere sincero con voi. E nel terzo gioco di Yokai è ancora più bella. Vinci due sfide, ok. Dove cavolo ci troviamo? Sembrerebbe scherzi di pane, ma c'è qualcosa di strano. Questo deve essere il luogo casuale descritto dalla professoressa Portalia. Hai sentito quella strana voce? Ha detto: vinci due battaglie yokai. Credo proprio che la professoressa abbia menzionato una sfida. Forse possiamo ottenere questa sfera del portale se vinciamo due battaglie. Perché non provare? Dato che abbiamo qualche yokai qui. Battaglia da vincere due. Beh, cominciamo. Inoltre ci potenziano anche la squadra. Wow, tre sono. Tripla, tra l'altro. Bravo, Jibanyan. Così mi piaci. Al centro della, non della stanza, ma dello schermo. Perché la mappa in realtà va anche fuori dai bordi. Anche perché dietro non si può andare. Anche se mi piacerebbe andare dietro a vedere cosa c'è. Uscire è per forza. Se no non possiamo tornare dove eravamo prima. A questo punto torniamo da Paola. Signorina Portalia, ho fatto quello che mi ha chiesto. Ho trovato la sfera del portale. È stata un'esperienza abbastanza confusa, però. Ah, sì, a volte può esserlo, ma ti ci abituerai presto. Allora puoi darmi la sfera del portale? Prego. I portali bizzarri qui sono davvero divertenti, ma su Yokai Watch Puni Puni no, neanche per sbaglio. Attenzione, il numero sopra la porta! È sceso di uno! E che significa? Non lo so. Non lo sa? Però, considerando i molti, molti anni della mia ricerca, prevedo che qualcosa accadrà quando arriverà allo zero. Questo è abbastanza ovvio, no? Ho deciso. Ti nomino mio assistente ufficiale. Eh? Di nuovo? Voglio che tu vada in giro per la città alla ricerca dei portali bizzarri e a raccogliere le sfere del portale. Dice sul serio? Bene, ora che tutto è deciso, non c'è più bisogno che tu stia qui. Vai a prendere le quattro sfere del portale necessarie per aprire la porta. Grazie
Sì, però intanto la missione è completata questa, bene o male. Bene, Whisper, grazie del bene. Oh, un po' di punti esperienza, 50. Beh, sono tanti a dire il vero, se ci fate caso. Riduce fortemente le statistiche, lo yokai non si evolve. Questa. Cerchio scimmiesco. Vediamo un po' la scena. Ah, beh. Beh, quindi adesso facciamo un'altra missione di quelle principali. Ufficialmente ufficiale, le regole ufficiali. Dobbiamo andare al centro culturale per scoprire di cosa si tratta. Va bene. Dunque, centro culturale, entriamo. Quindi qui si fanno attività. No, non con lui, ma con questo tizio qui. Beh, ha l'aria stravagante, quindi è sicuramente lui. Ah ah, sembra qualcuno appassionato di battaglie yokai. Sono il signor Regulon, inviato ufficiale dell'associazione ufficiale. Sembra un rompiscatole ufficiali. Guarda che ti ho sentito. Cosa può vedere gli yokai? Se dico che qualcuno piace le battaglie yokai, magari li vedo anche. Ma certo, riceverà il rimprovero. Mi interessano le battaglie yokai, quindi anche le battaglie ufficiali, suppongo? Esatto, dedicate a coloro che vogliono perfezionare ufficialmente gli yokai. Che ne dici? Vuoi iniziare il tuo percorso ufficiale? Se proprio devo. Molto bene. Che ne dici di una ufficiale battaglia di riscaldamento contro di me? Ah, non hai preparato un team ufficiale, vero? Eh no. Perfetto, quindi ora devo aprire l'app e creare un team ufficiale? Ok. Perfetto, il team l'ho fatto. Nelle battaglie ufficiali tutti gli yokai avranno il loro livello impostato a 60. È un servizio offerto per garantire la correttezza delle battaglie. Anche se poi quando dipende dal livello della tecnica, dell'attacco, dell'Energimax. Le battaglie ufficiali hanno il turno finale. Ah, per evitare che appunto si potrà essere troppo a lungo, come in Pokémon, ovviamente. Meno male che l'hanno fatto, perché una volta una battaglia è durata un'ora, ragazzi, anche di più, una rottura di palle. Dai, apriamo il team, va. Più che altro era l'avversario che mi faceva aspettare. Io facevo tipo in 30 secondi già sceglievo tutto l'avversario, no? Mi sa che l'avversario controllava tipo tutti quanti gli effetti collaterali che il mio team potesse avere sul suo. Anche se era in singolo, Oggi vanno per la maggiore in doppio, e capisco il perché. Meglio in doppio che in singolo, quindi, comunque. Vai, Jimmy. Vai. Che schiaffo. Ma come? Arrivo proprio stanchissimo. Andata. Manca l'ultimo. Larga combo. Yeah! Proprio contentissimo di prenderci le botte. Basta. Siamo più veloci. È andato anche lui. Mamma mia. Contentissimo proprio. E allora? Formidabile! Impressionante! Mi stavo trattenendo chiaramente, ma non sei male per un novellino. E anche questa è completata. Questa qui era molto più veloce, molto più facile comunque. Mentre la scena bonus, qual è? Quella che gli casca in testa mi sembra che sia quella super. Bene, manca l'ultima missione prima di concludere. Tempio della retta via. Ragazzi, 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 questa è tosta. Ecco qui il tempietto Zen. Oh. E allora, fratello Zen, che ci racconti di bello? È lo Yuka che ha portato per quella faccenda? Che intende? Di che faccenda parla? Naturalmente della fusione yokai, beh, è ovvio. Beh, a dire il vero è bam boom! Però sì, la funzione è così. Almeno hai dei yokai con cui hai fatto amicizia, perché non provare? Fondi yokai oggetti e otterrai uno yokai ancora più forte. Non riesco a smettere di tremare dall'emozione, proviamoci. Ok, ma non ho yokai da fondere. Eh sì, c'è qualcosa che non va. Puoi fondere solo certi yokai e certi oggetti, è una regola fissa. Ad esempio, posso fondere Ferispalla se lo porti qui, però.
Quindi Ferrispal dovrebbe trovarsi in giro dalle parti di Campo Fiorito. La stradina segreta vicino al Tempio della Retta Via sembra promettente. Quando combatti contro Ferrispal, prova a dargli dei dolci. È il suo alimento preferito, potrebbe aiutarti a fare amicizia più in fretta. Sì, e possiamo comprare i dolci dal negozio di nonnina Edna. Beh, per Ferrispal non c'è problema, ho due dolcetto molle, quindi se non lo prendiamo al primo tentativo potremmo prenderlo al secondo. E se non lo prendiamo né al primo né al secondo, m'arrangio. Ok. Dolcetti, dolcetto, vai. Eccolo qua. Al secondo tentativo. Niente male, diventiamo amici. Ti prosto, è buono, eh. Non è che devi correre per dire il tuo nome. Fratello Zen, te l'ho portato. Cos'è che manca? Ah, sì. Bilanciere. Ora che ci penso, è un oggetto da fusione per fare, appunto, Dolor. Ok, allora veniamo da te per fare la fusione, certo. Boom boom, fusione. Direi di farla subito, no? Un nuovo yokai come amico è eccellente. Prendiamo... questa per Gibanyan. Che lui è un attaccante fisico, anche se non sembra. Yo! Missioni chiave completate e quindi potremmo anche concludere il video, ma... Signor fratello Zen, io voglio fare la fusione. Sì, sono qui proprio per questo. Vediamo un po' questo con questo e via! Fusione! Dolor. Dolor. Perché ha due R. Vediamo i soprannomi per lui. Dolo. Bicipix. Musculus. Peso Max, beh certo. Ottimo. Va bene, lui mi piace come yokai. Non l'ho mai usato, quindi magari fino alla fine della storia. Ecco, leviamo a Nebbio e mettiamo Dolor. Perfetto. Poi magari è una pippa, però intanto per il momento che ce la uso. Ragazzi, questo video allora termina qui. Abbiamo fatto le tre missioni chiave, nel prossimo andremo a potenziare lo Yokai Watch e magari a scoprire che diavolo era quello scheletro gigante. Wink wink. Ad ogni modo, in descrizione trovate i link per Telegram e anche Instagram, che sono tra l'altro i social che vedete qui a schermo. Inoltre iscrivetevi al canale se vi va e noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye!